Dunque, vediamo un amplificatore emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Si tratta dello stesso circuito che abbiamo visto prima, con l'unica differenza che non c'è la resistenza di bypass, scusate, la capacità di bypass dell'RE. Quindi l'RE rimane presente nel circuito anche a centrobanda. Quindi abbiamo le due capacità di accoppiamento. Questo può avvenire anche, può essere fatto anche in modo parziale, no? Per esempio si potrebbero avere due resistenze sull'emettitore R1 e R2 e fare il bypass parziale, per esempio soltanto dell'R2. No? Quindi non... Mettiamoci in questo caso un pochino più generale. Ok, vediamo come è fatto il circuito equivalente a centrobanda, supponendo che a centrobanda le capacità siano dei cortocircuiti, questo per progettazione, no? Quindi centrobanda, noi abbiamo la RS, questa è la base del transistore, qui c'è una RB tra base e massa, poi c'è una HE qui, questo è IB, dall'emettitore alla massa ci rimane soltanto la RE1, questa è HFIB e questo è 1 su HE. E poi si chiude, questo è il collettore, c'è RC parallelo RL. Allora, la tensione di uscita si preleva qua sopra e vediamo, il circuito è praticamente uguale a quello di prima, l'unica cosa che cambia è che adesso c'è questa R1, però come vedete un po' si complica il circuito, perché il fatto di aver introdotto questa R1 di fatto mi mette un nodo in più nel circuito, se guardo la cosa dal punto di vista dei nodi, delle maglie mi aggiunge un paio di maglie. Allora, com'è che si risolve questo circuito? Io farei due cose. Una cosa l'abbiamo già fatta prima, è usare Thevenin tra questi due nodi, quindi avere una tensione equivalente di Thevenin, VTH, che è VS per RB diviso RB più RS, e una resistenza di Thevenin che è il parallelo di RS RB, giusto? Questa è la prima parte. L'altra cosa è questa cosa qua, cioè sostituirei questo con questo generatore corrente con resistenza in parallelo con generatore equivalente di Thevenin, cioè generatore di tensione con resistenza serie. Va bene? Sono due cose che mi semplificano abbastanza. Quindi questo è un equivalente di Norton, lo sostituirei con l'equivalente di Thevenin. Vediamo che cosa succede quindi. Mi viene la RTH e la VTH qua, giusto? Poi qui c'è la base, ok? Poi questo è HE, questo è la corrente di base, questo è l'emettitore. Tra emettitore e massa c'è la RE1, questa qui è la massa, va bene? Poi, allora qui ho detto metto l'equivalente di Thevenin, quindi qui devo mettere un generatore di tensione con resistenza serie, questo è il collettore. La resistenza è la stessa, quindi 1 su HE, e questo è il prodotto, torniamo un attimo indietro,
HFE, il generatore di tensione Thevenin è HFE per i B diviso HE, il prodotto di questi due. Quindi questo è HFE per i B diviso HE. Poi da qui a massa devo avere il generatore, scusate, il carico. Vedete, adesso le cose sono semplificate perché ho soltanto due maglie e del resto l'altra cosa che potete notare è che le correnti nelle due maglie sono l'IB nella prima maglia e l'IC nella seconda. Quindi a questo punto posso scrivere l'equazione abbastanza semplicemente. Scriviamo l'equazione alla prima maglia. BTH uguale a RTH più HIE più R1 per IB più R1 per IC. Questa è l'equazione alla prima maglia. Poi posso scrivere l'equazione alla seconda maglia, al generatore di tensione, HFE per IB diviso HOE, questo è uguale a RE1 per IB più IC che moltiplica RE1 più RL parallelo RC più 1 su HOE. Da qui io posso, da questa seconda espressione, ricavare la relazione tra IC e IB, vedete? La seconda mi dà direttamente la relazione tra IC e IB. Posso scrivere IC uguale IC uguale, faccio così, per semplicità moltiplico tutto per HOE, mi viene IC uguale IB che moltiplica HFE meno RE1 per HOE, tutto diviso questa roba qua, 1 più HOE per RE1 più RL parallelo RC. Questo l'ho ricavato dalla seconda espressione. Quindi, ricapitolando, scusate, queste due sono le equazioni alle maglie di questo circuito. Dalla seconda equazione alla maglia io posso ricavare questa espressione. Ok? Allora, analizziamo un po' questo termine tra parentesi quadra e vedete che cosa possiamo dire. Innanzitutto, si vede che questo termine tra parentesi quadra è una cosa che assomiglia ad HFE, ma è più piccolo di HFE. Perché vedete, al numeratore c'è HFE meno qualcosa e al denominatore c'è 1 più qualcosa. D'accordo? Quindi se l'HOE è piccolo, come di solito è piccolo, questo termine tra parentesi è una cosa che è un pochino più piccola di HFE, perché ho tolto qualcosa al numeratore e ho aggiunto qualcosa al denominatore. Quindi in generale si chiama HFE, anzi non circa uguale, questo termine tra parentesi si chiama spesso HFE primo per i B. Perché? Perché mi dice il rapporto tra i C e i B. Quindi questo è il rapporto tra i C e i B quando sono in una situazione diversa. In generale l'HFE è quello che ho quando il collettore e l'emettitore sono in corto, e in effetti se il collettore e l'emettitore fossero in corto avrei HOE, se emettitore e collettore fossero in corto avrei RE1 RL RC uguale a 0 e quindi avrei proprio HFE. Quando non sono proprio in corto ho una cosa che è un po' più piccola. Va bene? Quindi, però mi devo ricordare questa cosa che, dunque, lo segno in rosso qua, se
HOE fosse uguale a 0, cioè se fosse ideale il comportamento del transistore come generatore di corrente controllato dalla corrente, vedrete, avrei HF' esattamente uguale ad HFE. Okay? La stessa cosa l'avrei se fossi in cortocircuito, se collettore e emettitore fossero un cortocircuito, ma questa è la definizione stessa di HFE, okay? Il guadagno di corrente con l'uscita in cortocircuito. Quindi, però è utile questa cosa, perché? Perché in tante situazioni pratiche HOE è piccolo e posso assumere che sia praticamente trascurabile. Questo zero che cosa vuol dire? E zero, sapere, in pratica non esiste. Cosa vuol dire che è trascurabile per me? Vabbè, se 1 su HOE è molto più grande di R1, RL e RC. Perché se 1 su HOE è molto più grande di R1, RL e RC, vuol dire che questi termini sono trascurabili. Ok? Quindi idealmente uguale a zero, in pratica mi basta che sia molto più grande di quelle quantità. Va bene. Allora, a che cosa mi serve questa espressione? Mi serve perché a questo punto posso usare quello che conosco per scrivere la funzione di trasferimento. Posso sostituire questa espressione sopra. Al posto di C posso scrivere HFE per il B, HFE primo per il B qui, no? Al posto di C posso scrivere HFE primo per il B e quindi ho la relazione tra VTH e IB. Scriviamola qua, VTH uguale a RTH più HE più R1 che moltiplica IB, anzi, più R1 per 1 più HF' che moltiplica IB. Questa è l'espressione all'ingresso e all'uscita qui io so che V è RL parallelo RC per IC col segno meno. Quindi VU è uguale a RL parallelo RC per IC col segno meno, che vuol dire meno HF' RL parallelo RC per IB. A questo punto ho fatto, la funzione di trasferimento è V su VS per definizione, e lo posso scrivere come V su VTH per VTH su VS. V su VTH è questo rapporto, se faccio questo rapporto IB si semplifica e mi viene meno HF' RL parallelo RC diviso RTH più HE più R1 per 1 più HF'. Tutto questo per VTH su VS che è RB diviso RB più RS. Questa è la funzione di trasferimento. Calcolata in modo completo. Ora facciamo un pochino di osservazioni, facciamole in rosso. Beh, noi abbiamo già calcolato prima la situazione di resistenza sull'emettitore completamente bypassata, va bene? Questo è un caso più generale, nel caso particolare in cui R1 sia 0 devo riottenere l'espressione che abbiamo calcolato prima, va bene? Quindi se R1 è uguale a 0 ricadiamo nel caso precedente. È utile da verificare, giusto per vedere se i conti sono stati fatti in modo ragionevole. E vediamo effettivamente, se R1 è 0, questo termine se ne va e l'HF' diventa
con questa R1 uguale a 0 e questo termine se ne va. Allora, se voi fatelo un po' come esercizio e confronto, se mettete R1 a 0 trovate esattamente l'esempio di prima. Si vede, è chirurgica la cosa, va via qui e va via il termine dentro che F' prima. Ricavate l'espressione di prima. L'altra cosa che si capisce bene è qual è l'effetto di R1 rispetto a quando non c'è. Cosa succede quando aumento R1? Si vede abbastanza bene da qua. In questo caso aumento il denominatore e guardando qui riduco HF'. Quindi la presenza di R1 riduce HF' e aumenta il denominatore. L'effetto più grosso è quello di aumentare il denominatore. Quindi in generale se R1 aumenta, AV diminuisce. Questo è l'effetto causale, perché questo termine è molto grande in quanto, vedete, qua al denominatore R1 viene moltiplicato per un fattore molto maggiore di 1. Quindi questo effetto viene grandemente amplificato. Ok, l'altra cosa che dovreste notare è che se R1 è abbastanza grande, tanto da fare sì che al denominatore il prodotto R1 per HF' è il termine più importante, allora io posso fare ragionamenti di questo tipo. Al denominatore praticamente tutta questa espressione fa R1 per HF'. Al numeratore di nuovo HF' per RL per RC, e quindi se R1 è sufficientemente grande, io posso dire che AV è circa uguale a meno RL parallelo RC diviso R1 per questo rapporto RB diviso RB più RS. Questo ha una caratteristica importante, questa frazione, che non dipende da HF. Questo è un aspetto importante. Cioè, se la resistenza residua sull'emettitore è sufficientemente alta, io praticamente ho un'espressione di AV che non dipende più da HF', dipende soltanto dal valore di quelle resistenze. Ok? Perché è importante questo aspetto? Tenete presente la cosa. Vi ricordate quando vi ho parlato della polarizzazione del transistore? Abbiamo detto che beta F cambia molto, molto variabile. Beta F è parente stretto di HF. Come beta F cambia molto da un transistore all'altro, anche HF cambia molto da un transistore all'altro. Quindi la scelta di avere una V che non dipende da HF' mi dà come vantaggio il fatto di avere un'amplificazione molto più robusta, perché varia di meno da dispositivo a dispositivo. Quindi io qui ho palesemente due scelte. Se faccio un amplificatore in cui la R è completamente bypassata, ottengo un'amplificazione più grande ma più variabile. Se faccio un amplificatore in cui la R rimane, ottengo un'amplificazione più bassa ma più riproducibile. Ok? E questo è un aspetto importante, diciamo, è uno dei motivi per cui in molti casi si sceglie di mantenere una parte di R. Il fatto di bypassarne solo una parte invece che tutto mi consente di avere un grado di libertà in più, no? In base alla porzione che mantengo, aggiusto l'amplificazione. Quindi l'R tutta intera la scelgo in base al punto di riposo. La parte che non bypasso la scelgo in base a quanto voglio l'amplificazione. Quindi un grado di libertà in più nel momento in cui faccio la progettazione. Ok.
Va bene, questo lo facciamo poi nella tabella finale. Chiaramente una volta che ho questa espressione posso calcolare l'amplificazione intrinseca a vuoto mettendo l'RS a 0 e l'RL a infinito, è abbastanza banale. Lo facciamo quando facciamo una tabella di riassunto, per il momento non ci interessa. Vediamo invece la resistenza d'ingresso di questo stadio. Con oggi completiamo qui. Allora, la resistenza d'ingresso devo farla partendo da questa situazione, metto il generatore d'ingresso, poi ho la base, beh, ridisegno il tutto, abbiamo già disegnato un sacco di volte, la resistenza d'ingresso è quella che vedo qua, no? Qui c'è IB, ok, IB, questa è la E, questa è la R1, questa qui è HFIB, questo è un SHOE, vabbè, questo un po' non è che mi serve proprio tutto, ma ho fatto disegnare tutto. In realtà non era necessario disegnare tutto, io ho trovato questa relazione, questa la sfrutto. Abbiamo trovato questa relazione, no? C uguale a HF'B. Io questa la sfrutto perché a questo punto questa è la C, va bene? Quindi questa corrente qua è la somma di C più IB, va bene? Quindi la tensione che c'è tra... devo mettere un generatore qua, no? E calcolare la resistenza vista. E chiamiamo VB questa tensione, la tensione a capite del generatore. Allora, io vedete ho... VB uguale ad HE IB più R1 che moltiplica IC più IB. Quindi qui mi viene IB che moltiplica HE più R1 più R1 per HF primo. Allora, questo che cosa vuol dire? Che la resistenza che si vede qua, chiamiamola R star, tra questo nodo e massa, è VB su IB, e quindi sarà HE più RE1 che moltiplica 1 più HF'. La resistenza d'ingresso è quindi uguale a R star in parallelo a R in. Quindi HE più R e 1, non R in, scusate, RB, R e 1 per 1 più HF primo in parallelo a RB. Ecco qua. Allora, che cosa dovreste notare? Beh, innanzitutto, rispetto al caso precedente di resistenza di amplificatore CE senza la R1, si vede qual è la differenza. Prima veniva HE parallelo RB, adesso c'è questo termine che si aggiunge. In effetti, se R1 fosse 0, avrei HE parallelo RB, come avevamo calcolato prima. Quindi io qui posso fare un'osservazione che è di questo tipo. Se R1 aumenta, no, R in aumenta. È importante per me conoscere le dipendenze funzionali, non mi importa letteralmente in tutti i casi sapere esattamente qual è la funzione che lega le grandezze, però è utile anche in fase di progettazione sapere se faccio una cosa che effetto ho, no? Anche solo qualitativamente. Io qui vedo che a questo punto, per ora, cosa abbiamo visto? Che se aumento R1, se metto un R1, quindi non bypasso completamente la resistenza RE, ottengo un'amplificazione più bassa, ma più riproducibile, e una resistenza d'ingresso più alta. Okay?
quanto, vabbè, ho le formule, posso calcolarle con calma, però mi importa sapere le leve a che cosa mi servono, perché poi la progettazione si fa così, devo fare le scelte e sapere ogni cosa, che effetto comporta, è importante.